campionessa di lotta greco-romana, quindi non se ne parla. Lucia. Ah, no, va bene, Mario, non ne parliamo. Oh! Ma perché voleva morire anche lei? Ma perché non riesco a trovare una donna, mi rifiutano tutte. Finché ti accontenti di un'avventuretta va tutto bene, ma appena c'è il matrimonio ti si fa il vuoto intorno. Ma è lo stesso motivo per cui volevo farlo io. Come siete in famiglia? Prolifici? Mai avuto casi di sterilità, di... È un dettaglio fondamentale. Certo, un matrimonio senza figli che matrimonio è? Ma perché? Vuoi sposarmi? Non l'avevi ancora capito? Sei proprio un bambino. Si è messo in testa di volermi sposare. Perché? Tu sei stato sincero con me. Eh? Ho detto se sei stato sincero con me. Un libro aperto. E tu? Io no. Non del tutto. C'è qualcosa di me che non sai. È una cosa brutta. Giudicherei tu. Vabbè, dai, sono pronta a tutto. Non spara. Sono già stata sposata. Due volte. Vabbè, mi aspettavo di peggio. Mi ero quasi spaventato. Senti, e i tuoi ex mariti dove sono? Morti, tutti e due. Oh. Aiuto! Presto, ragazzi, correte a salvarlo! Sai, Marina, è proprio vero quello che dicono. Quando stai per morire, il passato ti scorre davanti come un film. Sono delle ottime protesi, cara. Marina. E Marcello? L'hai, eh? Eccomi qui. Amore, gliel'hai già detto? No, tesoro. Aspettiamo un bambino. Di mutande, mi sono detta, perché no? Non la passi liscia, sai. Dico tutto, gli dico tutto, dico tutto. Marcello deve sapere chi sei. Ah, sì? E gli dirai anche che mi hai assunto per farlo fuori, eh? Non credo che ti convenga. E comunque se parli ti strangolo. E da questo momento siamo in guerra. Affila le armi. No. Marina, ricominciamo da questo momento. Dimentichiamo le bugie, i malintesi. Voglio che la nostra sia una storia vera, una storia pulita. Voglio che il nostro figlio ci trovi innamorati pazzi l'uno dell'altra. Ma che ho detto? Ciao bambine, come va? Sul tavolo ci sono dei regali per voi. I regali! Apriamoli! Marina! Bello! Ciao sorellina. Ma hai ancora il tic agli occhi? Veramente mi viene soltanto quando vedo te. Questa notte ti ho sognata. Prendili a calci sui denti. E truccati. E tutto andrà bene, vedrai. Allora io vado. Hai detto al tassista di aspettarmi? Marina, aspetta! E se tuo marito volesse... Non ti preoccupare. Ti amo. Marcello, sono preoccupata. Non so come dire. C'è come... C'è qualcosa di strano in questa casa. Guardi! Ne sono commossa. Vado a farmi la doccia. Un bacino solo, dammi! Piantala! Un maritino tuo, sono dai! Stanca. Ma che hai fatto? Hai rimesso il profumo di prima? Mi piace. Bene. Sono nervosa. Ho come uno strano presentimento. Lei non lo sa, ma i miei cognati mi odiano. Vorrebbero che questo mio figlio non nascesse mai. My God. Sono persino costretta a viaggiare col passaporto di mia sorella per non far sapere a loro che sono qua.
Sono stato bravo, ho saputo aspettare, no? Sei stato fantastico. Insomma, non vedo l'ora. Spero che non rimarrai deluso. Sai, non dipende da me. Certo, dipende anche da me. Sto per partire. Arriverò a mezzanotte e mezza circa. Fatti trovare in giardino. E Marcello come sta? Marina, stanotte sii dolce con lui. Ha tanto bisogno d'amore. E si aspetta molto da te. Non faccio regali. Famiglia, solo che tua sorella era più onesta. Perché lei lo faceva capire subito di che pasta era fatta. Ecco, adesso ti riconosco. Finalmente sei te stessa. Tienteli pure stretti i tuoi soldi. Non ti sei sposata solo per quelli. No, Angela, aspetta. Non volevo offenderti, per piacere. Scordati il mio nome. Merita. E dovrà pagare duramente i suoi errori. No, non dire così.